Ciao a tutti, siamo live. Ciao Franci, come stai? Che Ciao Sabri, bene, grazie. Tu? bello il quadro che hai dietro. È molto colorato, vedi? Colorato, sì. Sei colorata anche tu? Diciamo che i colori sono parte di me. Infatti, stasera entreremo proprio nel vivo. Adesso aspettiamo che si colleghi qualcuno, così vediamo se va tutto bene. Donnine, Ok. fateci sapere che così noi partiamo, così la Franci si presenta. Allora, È già qualcuno collegato. la mia prima volta su questo, grazie dell'invito. Grazie a te di averlo accettato, è vero, la tua prima volta, non sarà l'unica, speriamo, per cui noi facciamo Speriamo, chiaro. magari è la prima di tante. La prima di tante, sì, poi l'argomento è molto bello, quindi io non so assolutamente niente di cristalli, a parte. Ah, eccoci qua. Bene, abbiamo già qualcuno collegato. Ciao a tutti, quindi si vede, si sente bene. Perfetto, siamo serene. Siamo serene. Sì, insomma. No, sì, siamo serene. È Siamo un serene. piacere. Bene, perfetto. Franci, se vuoi partire, così so che la tua presentazione sarà nelle slide, quindi se vuoi partire con la. Sì, diciamo che l'ho inserita nelle slide. Così Ok. sappiamo, ci racconti chi sei. Parto. Vai. Poi se qualcuno ha qualche domanda, voi sapete che potete interromperci in qualsiasi momento. Ok. Perfetto, Si vede? tutto bene. Vai Serena, tutto a posto. Vado serena. Allora, intanto buonasera a tutti. Sono molto contenta di essere qui. Grazie Sabrina. Grazie a te. Io sono Francesca Vivacqua, sono un'operatrice olistica e naturopata. Mi occupo di medicina naturale e diciamo che tutto il mio lavoro è mirato al benessere sia della persona che dell'ambiente in cui viviamo. È variopinto il mio lavoro ed è composto per una buona parte di colori, profumi, suoni e forme. Questo perché io come specializzazione, diciamo, come una delle mie specializzazioni, sono le tecniche energetiche sonoro-vibrazionali. Quindi, nello specifico, io mi occupo di cristalloterapia, cromoterapia, aromaterapia, sonoroterapia e floriterapia. Stasera, parleremo di cristalloterapia, che è appunto una tecnica energetica che fa parte delle discipline olistiche, con un piccolo focus su quelle pietre che sono, diciamo, che lavorano prettamente magari sul lato femminile, ecco, visto che questo è un canale dedicato anche alla femminilità. Grandissima. La cristalloterapia è una tecnica energetica appunto che si basa sull'utilizzo di differenti pietre, cristalli e minerali al fine di ottenere e mantenere una buona salute generale. Lo fa attraverso la vibrazione, andando a stimolare quelle che sono le risorse energetiche di ogni essere umano. Questa slide l'ho voluta inserire per due motivi. Uno, il primo è perché sia le pietre che noi esseri umani siamo composti e siamo profondamente connessi a tutti gli elementi naturali. Tutti, quindi la terra, i cristalli in primis sono molto collegati all'elemento terra, sono degli esseri antichi, ancora più di noi, ma non solo a questo elemento, a tutti gli elementi, quindi anche all'acqua, al fuoco e all'aria. Io nello specifico questa sera ho messo solo l'elemento acqua e l'elemento fuoco, perché sono quelli che più mi rappresentano in questo momento della mia vita, diciamo, ma anche in generale. Nel senso che io sono alla continua ricerca di equilibrio tra questi due elementi.
ho sempre un grande fuoco che tenta di divampare, e un'acqua che invece è un elemento che mi appartiene anche, mi viene da dire geneticamente quasi, perché fa parte del mio cognome. E quindi le pietre, soprattutto per questo, mi aiutano tanto a ritrovare l'equilibrio con quelli che sono gli elementi naturali. Le pietre e i cristalli, proprio come noi esseri umani, sono esseri viventi. Ogni pietra è diversa dall'altra, ogni cristallo ha una propria identità, una propria caratteristica che è conferita anche dalla forma, dal colore, dalle dimensioni, dalla composizione chimica e molecolare, dalla zona in cui è nato e cresciuto il cristallo. E quindi appunto proprio ogni cristallo porta con sé delle vibrazioni antiche e uniche. Esattamente come noi, quindi è per questo che siamo in profonda sinergia e connessione con i cristalli, ed è per questo che ci aiutano tanto a ritrovare quelle che sono le nostre frequenze di benessere naturale e anche a riconnetterci con quella che è la nostra vera essenza. Quindi praticamente lavorano a livello vibrazionale su tutto quello che è il nostro campo energetico. Quando parliamo di energia e campo energetico entriamo in un argomento molto molto vasto. Io qui cerco di sintetizzarlo il più possibile, perché appunto i principali punti energetici del nostro corpo umano, diciamo del nostro essere, sono sette, che si chiamano chakra o anche porte energetiche. A me personalmente piace di più la parola porta energetica, e sono solamente i principali, sono sette, perché in verità sono in tantissimi altri. Noi siamo pieni di canali energetici in cui scorre energia, ma questo, in particolare questa slide, ho cercato di sintetizzare proprio quello su cui vanno a lavorare le pietre e i cristalli. Quindi la prima connessione, diciamo, che le pietre hanno con le sette porte principali è a livello cromatico. A ogni porta energetica corrisponde un colore, partendo dalla prima, a cui appartiene il colore rosso e nero, per similitudine cromatica si possono collegare tutte le pietre rosse e nere e così via. Quindi la seconda porta energetica è di colore arancione e si può lavorare bene con tutte le pietre di quel colore. La terza porta è color giallo, abbinata alle pietre del color giallo. La quarta porta energetica del cuore è abbinata al colore verde, ma anche rosa. Quindi lavoriamo molto bene quella parte con tutte le pietre che appartengono a quei colori. La quinta porta è di colore blu. La sesta porta è di colore indaco. E la settima porta energetica è di colore viola o anche bianco. E quindi di solito in cristalloterapia questa è la prima linea guida che si usa proprio per lavorare a livello fisico, diciamo sui punti proprio anche fisici, con le pietre. Non è l'unica, ovviamente, nel senso che non siamo degli schemini, se no sarebbe troppo semplice, però questo permette di iniziare, diciamo, a conoscere e a sentire quelle che sono le vibrazioni delle pietre. Di solito è anche il colore, è uno dei sensi che di più usano le persone per scegliere anche le pietre, no? Istintivamente scegliamo magari il colore che ci piace di più, senza sapere poi a che cosa è connessa la pietra. Altri due aspetti principali, secondo me, per capire bene stasera, in particolare su cosa vanno a lavorare appunto le pietre,
sono quelli collegati sempre a queste sette porte energetiche, che sono collegate alle sette ghiandole principali del nostro sistema endocrino e anche a sette bisogni o diritti che noi esseri umani sentiamo molto forti. Quindi partendo sempre dal basso, dal primo chakra, i chakra sono posizionati a livello fisico lungo tutta la colonna vertebrale fino all'estremità della testa, quindi dal basso in zona, diciamo, perineo. Le ghiandole collegate sono le ghiandole surrenali e il diritto di esistere. Al secondo chakra sono collegate le ghiandole, le gonadi, quindi per le donne le ovaie e per gli uomini i testicoli e il diritto di sentire. Alla terza porta energetica è collegato il pancreas e il diritto di agire. Alla quarta porta energetica, quella del cuore, è collegato il timo e il diritto di amare e di essere amati. Alla quinta porta energetica è collegata la tiroide e il diritto di parlare e essere ascoltati. Alla sesta porta energetica è collegata l'ipofisi e il diritto di vedere. E alla settima è collegata l'epifisi e il diritto di conoscere. Questo, ripeto, molto molto sintetizzato, perché veramente a ogni porta energetica sono collegate tantissime cose, sia a livello fisico e fisiologico, che a livello emozionale, che a livello psichico, che energetico e spirituale. Quindi è un mondo di cui potremmo parlare per giorni. Molto molto in sintesi questo, proprio anche per farvi appunto capire meglio, spero, su cosa la vibrazione va a lavorare e ad agire. Quindi, come dicevo prima, siamo molto collegati alle pietre per proprio composizione primordiale di elementi. Le pietre ci aiutano a ritrovare quelle che sono le nostre vibrazioni naturali. Diciamo che un lavoro con le pietre, che sia una seduta di cristalloterapia o che sia anche semplicemente l'utilizzo delle pietre, la pietra una persona la può anche indossare, la può portare sempre con sé, tenerla in borsetta, può metterla vicino al letto, sul comodino per dormire meglio. Quindi non è solo il lavoro di seduta terapeutica quello che si può fare con le pietre, ma tutto il lavoro comunque che si fa anche durante una seduta serve appunto a ripristinare, a riequilibrare e andare a portare di nuovo armonia laddove magari è venuta a mancare. Questa slide l'ho messa proprio perché quando qualcosa si squilibra, diciamo così, quando magari stiamo vivendo un momento complicato, un momento a livello anche emozionale forte, siamo un po' sotto stress, anche in questo momento mi viene da dire mondiale che stiamo vivendo, insomma, qualcosa si squilibra a livello energetico. Quando qualcosa si squilibra a livello energetico è come se a livello inconscio noi mettessimo dei lucchetti alle porte. I cristalli ci aiutano a ritrovare, oltre che equilibrio, a una maggiore consapevolezza di noi e quindi una maggiore conoscenza di noi, di quello che siamo veramente nel profondo, ed è come se ci portassero a ritrovare le chiavi che ognuno di noi ha per aprire quei famosi lucchetti che magari abbiamo fortemente chiuso inconsciamente. Non esiste una chiave uguale all'altra, come non esiste una pietra uguale all'altra, ogni persona è diversa dall'altra, ogni chiave ha la sua forma, ogni cristallo ha la sua voce. Questo è proprio quello che mi veniva da dire per spiegare la grande connessione appunto con noi esseri umani e le pietre,
e col grande lavoro vibrazionale che fanno le pietre su di noi, poi nello specifico su ogni porta energetica, perché è molto facile se no abbinare, pensare a un cristallo e a una pietra come qualcosa di inanimato e non vivo. Ecco, sono esattamente l'opposto e possono diventare dei grandi, grandi amici e dei grandi, grandi aiuti. Momenti difficili, ma anche i momenti felici, e sono sempre dei sostenitori, qualcosa che ci sostiene. E imparare anche a sentirli, iniziare a conoscerli, è sempre la prima cosa che, per dire, io faccio durante un trattamento, no? Perché poi c'è la conoscenza iniziale sia con la persona che con le pietre, quindi alla fine è un po' sempre la persona che sceglie le sue pietre e non è mai casuale la scelta, è sempre poi qualcosa che serve, solitamente la pietra che si sceglie è quella di cui abbiamo più bisogno in quel momento. È sempre un lavoro che si fa nel qui e ora. Quindi non è detto che la prossima volta si sceglieranno e si useranno le stesse pietre. Come dicevo, appunto, le pietre sono tutte differenti, quindi anche la famiglia, tra la stessa famiglia di pietre, non ce n'è una uguale all'altra. Tutto è in continua mutazione e tutto è in continuo cambiamento, quindi anche lui. Bene, Sabrina, se per caso ci sono delle domande, se no io vado tranquilla. Per il momento no, vai tranquilla. Queste sono le quattro pietre di cui io stasera, nello specifico, volevo parlare, mi piacerebbe parlare. Le persone le possono anche scegliere, ma non c'è bisogno che mi dicano la loro risposta, nel senso che poi tanto le analizzeremo tutte bene, tutte e quattro. Sono quelle che ho scelto perché, appunto, come dicevamo all'inizio, rappresentano un po' di più la femminilità e lavorano di più sulla parte femminile, ma ci tengo a precisare che non per questo si possono usare solo sulle donne. Ecco, non esiste una pietra comunque che sia solo ed esclusivamente femminile o maschile. E tutte quante hanno sia una che l'altra energia, poi tipo queste però sono pietre che aiutano maggiormente, se vogliamo, a lavorare su certi aspetti femminili. La prima pietra di cui voglio parlare è questa. Si chiama pietra di luna o adularia. Franci, abbiamo una Dimmi, domanda. Ci dimmi. chiedono, sto mangiando le mandorle, scusate, ci Buon chiedono appetito. che differenza c'è tra pietra e cristallo. Cristallo nasce, sono, diciamo, cambia l'aspetto molecolare e chimico. Cristalli vengono chiamati anche così perché il termine deriva dal greco krios, che vuol dire appunto cristallo, nel senso che loro credevano che fossero dei cristalli congelati a vederli in vista, quindi credevano nascessero dal fuoco e l'acqua che insieme congelavano questi cristalli dal ghiaccio. Quindi cambia tra pietra e cristallo, sono sinonimi in un certo senso, ma in un altro senso no, perché poi cambia nello specifico la parte chimica e la parte molecolare. Krios è proprio dato dal greco. Inteso come qualcosa di ghiacciato, qualcosa che a loro sembrava appunto fosse ghiaccio cristallizzato. I cristalli solitamente sono anche lì diversi, la famiglia dei cristalli è ampia, tra cui
ci sono i quarzi di cui parleremo anche stasera. Poi abbiamo un'osservazione, un'amica che non sappiamo chi è, ci scrive: anche da un trattamento all'altro lo stesso cristallo può modificare il trattamento e la funzione? Assolutamente sì. Abbiamo Ilenia che ci chiede: vorrei sapere se i cristalli in una casa hanno un posto preciso dove si possono tenere. Allora, una domanda nel senso che ci sono cristalli che magari per la loro natura sono più indicati da tenere in casa, dipende che la funzione a cui si vuole attingere, nel senso che alcuni cristalli lavorano bene anche sulla purificazione degli ambienti e quindi sono ottimi da tenere sia in casa ma anche magari in determinate stanze dove si sente il bisogno di purificare o equilibrare certe energie. Non ci sono dei punti precisi, ci sono però differenti pietre da usare in base a al lavoro che voglio andare a fare. Ci sono anche delle pietre che magari posizionate negli angoli della casa fungono molto da protezione invece che da purificazione, quindi dipende molto da quello che. Anzi, questa sarà la prossima diretta. Bene, bello. Questo è un bell'argomento perché è veramente anche bello sapere come riequilibrare e proteggere non solo la Abbiamo persona ma anche anche gli ambienti. un'amica che mi ha scritto via WhatsApp perché non riesce a scrivere commenti, si chiama Federica, e ci chiede se esiste un cristallo da indossare come protezione energetica sul lavoro, che insomma funzioni un po' come l'Achillea, ci scrive. L'olio essenziale. Ok, allora sicuramente come protezione a livello elettromagnetico, per dire su chi lavora molto a contatto con certi strumenti, e mi viene da dire che sicuramente la tormalina è una pietra che può molto aiutare, ma anche a livello di protezione delle vibrazioni, chiamiamole negative, anche se non è un termine che mi piace molto, basse vibrazioni, ecco, diciamo così, mi piace di più, delle persone. Quindi in un ambiente dove circolano tante persone, dove sono a contatto con tante persone, dove magari mi sento che sono carica e mi carico di energie che non sono mie, tutto ciò che è pietra scura, quindi nera o rossa, ha anche questa Io la sungite al collo. pietra. Quindi tormalina, ematite, il quarzo, l'ametista, di cui dopo parleremo, per dire, può anche andare bene per questo. Lei è una grande purificatrice e armonizzatrice, ecco. Dice che, ma Federica ci dice che sono per una maestra che assorbe un sacco di energie mentali dai bambini. Ametista, allora, ametista. Ametista e tormalina perché le pietre scure aiutano a rimanere al contatto con la terra, quindi quando si hanno tante energie che invece volano alte, no? Sono più mentali, più psichiche, le pietre scure aiutano a mantenere il contatto con la terra. Molto bene, quindi questo sarà il prossimo argomento, protezione della persona e ambiente. Vai con le Bene. pietre della donna. Allora, la pietra di luna ha un colore molto chiaro, quasi lattiginoso, bianco lattiginoso, ma con tante sfumature che possono variare dal rosso all'arancio, al blu, al verdognolo, proprio esattamente come fa la luna durante i suoi cicli. Già il nome lo dice, è una pietra fortemente collegata alla luna. E quindi a tutto ciò che è ciclico, sia a livello di cicli naturali che a livello di ciclo collegato alla donna, quindi lavora bene su tutto ciò che è le problematiche legate al ciclo mestruale, alla gravidanza, aiuta tanto la fertilità.
È forse la pietra, ecco, qui mi viene da dire, per eccellenza più legata alla femminilità, però ripeto, non per questo si può usare solo con le donne. È molto collegata, essendo lavora molto anche su quelle che sono le maree, essendo collegata appunto con la luna, con quelle quindi che sono le nostre maree e le nostre acque interiori. E quindi per dire lavora molto bene sulle problematiche di circolazione linfatica e lavora essendo di un colore bianco, comunque tendenzialmente anche quasi diventa trasparente e quindi è collegata alla settima porta energetica e quindi lavora molto bene e aiuta a sviluppare quella che è la parte più inconscia, se vogliamo, legata al femminile, quindi all'intuizione, alla chiaroveggenza, stimola e lavora molto bene tutto ciò che è legato anche alla psiche. E in più favorisce il controllo e l'equilibrio delle emozioni, nel senso che poi le emozioni sono sempre collegate a quello che è la parte un po' più, spirituale di noi, ecco. Franci, ci chiedono se si può fare un elisir di pietre di luna. Un elisir, allora, gli elisir si possono fare quasi con tutte le pietre, con quella di luna sicuramente, anche lì con un intento diverso in base a quello su cui vuole lavorare la persona, quindi se è una cosa più prettamente legata a una situazione fisiologica o a una situazione più spirituale, però sì, con la pietra di sé poi si fa l'elisir appunto e si lascia sotto una bella, a caricarsi sotto una bella luna piena, diventa qualcosa di ancora più, se vogliamo, potente a livello vibrazionale. Quindi sì, gli elisir si possono fare quasi con tutte le pietre, alcune no, ma perché non amano l'elemento acqua, ecco. Io non so che cos'è un elisir di pietra. Gli elisir sono praticamente si lasciano le pietre, solitamente la pietra con cui si desidera lavorare, a bagno nell'acqua per almeno 24-48 ore. In questo caso, ripeto, se lasciata sotto una bella luna piena si caricherà ancora di più, dopodiché con quell'acqua si può decidere di fare quello che si vuole, nel senso che si può bere, la si può usare per lavarsi, per farsi un bel bagno, la si può usare per... c'è cioè chi la fa apposta per il viso, quindi lavora proprio con quell'acqua sul viso, ma comunque si lavora bene su tutta la... Si chiamano elisir proprio perché uniscono l'elemento del cristallo all'elemento acqua e viene fuori, solitamente per la maggior parte si bevono, comunque poi si usa a uso interno l'elisir, ma si può tranquillamente usare anche, ripeto, a uso esterno come bagno o comunque con qualcosa con cui mi decido di lavarmi anche come purificazione. Abbiamo una domanda: che differenza c'è tra elisir e acqua informata? Per quel che mi riguarda, nulla, nel senso che è sempre un'informazione, cambia dall'intento che io do a quell'elisir o a quell'acqua informata. L'acqua informata si fa benissimo con i cristalli, appunto, esattamente come si può comporre un elisir. Per quanto mi riguarda, non c'è differenza tra una e la, cambia l'intento, quindi la vibrazione che io metto nel creare quella determinata cosa. Abbiamo un'altra domanda, sono scatenate stasera, l'argomento piace. Allora, Bene. Francesca, scusa, durante i tuoi trattamenti tu suggerisci anche come usare le pietre, cioè se è meglio elisir, indossarle, tenerle in casa o altre modalità? Sì, ma i miei suggerimenti arrivano sempre comunque dall'insieme che cioè dalla valutazione che comunque abbiamo fatto insieme, ecco, non è
mai prettamente una mia scelta, è sempre qualcosa che viene fuori parlando, sentendo e valutando comunque la persona insieme alla persona. Quindi, per dire, ci sono persone che in determinate occasioni mi dicono: no, le pietre, io la pietra non riesco a tenerla, a indossarla. Quindi, in quel caso, è inutile che io ti consigli di indossarla, anche se magari ritengo possa essere utile. Quindi, è sempre qualcosa che parte dalla persona. Poi, insieme si valuta. Quale può essere l'approccio migliore per la persona e per la problematica o comunque il disturbo e l'disequilibrio su cui si vuole lavorare. Questo fa parte anche, cioè, comunque ripeto, i cristalli sono esseri viventi, quindi bisogna anche imparare ad ascoltarli, a sentire cosa ci dicono. E sicuramente indossarli o comunque portarli con sé all'inizio aiuta proprio come conoscenza, no? Bisogna fare esperienza per capire che cosa poi vogliono comunicare. Quindi sì, ci sono però momenti in cui magari indossato, per dire, un cristallo può essere troppo forte. Franci, ci scrivono anche come essere sicuri che le pietre sono vere per non essere gabbati e come si capisce che sono vere e dove si comprano. Allora, bisogna essere un po' esperti, diciamo, perché soprattutto sui cristalli si può essere facilmente presi in giro. È comunque il tatto e l'aspetto visivo sono fondamentali, nel senso che appunto essendo vere, essendo esseri viventi, anche al tatto hanno o un certo calore o una certa freddezza che però le contraddistingue magari da una cosa totalmente finta e che invece si sente anche al tatto che è un po' inanimata, non so come dire. Le pietre, essendo vive, essendo esseri viventi, non sono perfette. Hanno delle venature, quindi anche laddove non si vede niente dentro e non si intravedono venature, non si intravedono cambiamenti, spesso e volentieri vuol dire che la pietra non è vera. Ecco. Le pietre vere hanno come delle ferite, se vogliamo, quindi visibili, proprio come delle vene, come le nostre vene, ecco. E questo può essere un aiuto, e poi ripeto, toccarle, guardarle. Se sono troppo perfette, anche lì probabile che, però non è detto perché tante pietre, comunque, anche che si usano in cristalloterapia, sono burattate, si dice. Quindi il buratto è proprio un trattamento che viene fatto alla pietra sia a livello naturale, attraverso l'acqua, quindi l'acqua furia di cadere. E passare sulla pietra la rende lucida e levigata. Questo è un trattamento che facciamo anche a livello umano, diciamo, nel senso che per rendere la pietra più omogenea e levigata invece che grezza. Però Scusa. ecco, si riconoscono comunque. Bisogna un po' guardarle attentamente e toccarle. Bene, poi ci chiedono quando un cristallo cade a terra e si rompe, è arrivato al suo fine vita. Poi c'è qualcuno che mi saluta. Ciao, saluto anch'io. Allora, magari un cristallo cade a terra e non si rompe, non è detto che si rompa. Diciamo che in linea generale, quando un cristallo si rompe, anche se non è caduto a terra, è arrivato alla fine della sua vita vibrazionale, diciamo. In quel caso, essendo un essere vivente che arriva prettamente dalla terra, è cosa buona e giusta ridarlo alla natura, quindi solitamente o si lasciano andare sotto la terra, quelli più collegati all'elemento terra, o anche lungo un corso d'acqua, quelli magari più collegati all'elemento acqua. Ci Quando comunque un chiedono. cristallo ha finito di vivere, ecco, solitamente si spezza, lì capisci che basta, ha finito il suo lavoro, diciamo così.
Ci chiedono se quindi vanno bene le pietre burattate. Assolutamente sì. L'importante è che siano, ripeto, vere. Quindi sì, il burattato è semplicemente un lavoro sulla pietra che da grezza la rende più omogenea e levigata, ecco. In cristalloterapia si usano prettamente non solo, ma tanto le pietre burattate anche. Poi c'è un'amica che chiede se conosci la sungite. Sì, Diciamo che interessante anche la pietra. la facciamo andare avanti con le pietre per le donne e poi vediamo. Basta, parleremo di tutte le pietre tranne che di quelle per le donne. Se poi c'è ancora tempo, magari tanto non sarà l'unica volta che Francesca sarà con noi. No, mi piace perché questa curiosità comunque è interessante. Urca, Le abbiamo pietre sono altre veramente. domande. Cosa faccio? Te le faccio, te le dico allora. I prodotti per la pelle vengono venduti con la dicitura che contengono polvere di cristalli. Tu cosa ne pensi? Mamma, questa è una domanda. Allora, ci sono prodotti buoni che veramente contengono polvere di cristallo. Bisogna sempre, appunto, valutare il tipo di prodotto, ecco. Sicuramente sì, si possono trovare dei prodotti buoni con veramente delle polveri di cristallo dentro. Quanto poi sia utile, nel senso che mettere la polvere di cristallo sulla pelle dipende da uno anche dall'esigenza che ha. Ecco, un elisir per dire o già portare la pietra con sé è comunque qualcosa che va a lavorare anche sulla mia pelle, quindi è semplicemente un rafforzativo, ecco. Mettere la crema. Basta, sono tranquille, vai. Allora, torniamo alla nostra pietra di luna, fantastic. Credo che di aver detto tutto, comunque, forse sì, avevamo detto già tutto, collegata alla luna, ripeto, alle maree, a tutto ciò che riguarda la ciclicità femminile e quindi a tutto ciò che riguarda il ciclo mestruale, ma anche durante la gravidanza è una pietra che aiuta tanto, anche durante il parto e anche il post-parto, e può essere un valido aiuto anche per problematiche di fertilità. Il quarzo rosa, invece l'ho messo, perché è la pietra che è più collegata all'amore. Il suo colore rosa la collega alla porta energetica del cuore. Come vi dicevo, i colori della porta energetica del cuore sono il verde, ma anche il rosa. La porta energetica del cuore fa proprio da medianità tra la porta bassa, quindi la porta della terra, e la porta alta, quindi la porta del cielo. Il quarzo rosa è un collegamento. Il cuore a livello fisiologico è il collegamento tra questi due mondi, quindi il mondo di sotto e il mondo di sopra, ed è quello proprio in cui noi condensiamo l'amore che abbiamo per noi stessi. Il quarzo rosa potenzia tantissimo questa cosa, è legato all'amore, ma in primis all'amore incondizionato, quindi rappresenta e lavora molto bene sull'amore per se stessi in primis, perché da lì poi parte l'amore per gli altri e l'amore incondizionato. È una pietra che essendo collegata al cuore, lavora molto bene su tutto ciò che sono disturbi collegati al cuore e al sistema circolatorio, quindi è una pietra che dona armonia e serenità ai massimi livelli, quindi perché proprio lavora sulle emozioni di cuore, a livello emozionale, perché tutta la parte del cuore è collegata alle emozioni e quindi aiuta tanto anche laddove si stanno vivendo appunto momenti un po' di disagi emozionali o di forti emozioni o anche dove ci si sente un po' sconfortati e tristi, il quarzo rosa sicuramente
un grande, grande aiuto. Stimola l'apertura di cuore, la generosità, la disponibilità e l'atteggiamento positivo nei confronti della vita. In questo momento della vita di tutti, sicuramente il quarzo rosa mi viene da consigliare, è una di quelle pietre da portare sempre con sé. È veramente un grande supporto. Lavora tantissimo e di grande aiuto anche su quello che è il perdono, quindi soprattutto il perdono verso se stessi. Lavora proprio su quella. Rosa protegge energeticamente. Non ho capito, Sabrina, scusami. Ah, scusami. Ci chiedono se il quarzo rosa protegge energeticamente. Il quarzo rosa è amore per eccellenza, quindi lavora sulle vibrazioni dell'amore e quindi mantiene quella vibrazione lì e quindi, se vogliamo, in un certo senso assolutamente sì, perché lavora proprio sul mantenere una vibrazione di pace e armonia e amore. Non si può essere disturbati. O comunque, se si viene disturbati, il quarzo rosa aiuta, ripeto, proprio a mantenere quella vibrazione. Quindi sì. Bene. L'ametista, di cui parlavamo anche prima, quando per la domanda della protezione degli ambienti. L'ametista l'ho messa perché forse è la pietra più usata e più conosciuta in assoluto a livello di cristalloterapia. È una pietra di colore viola che ha varie sfumature del viola, quindi può andare dal viola molto scuro al viola molto chiaro, quasi anche bianco. Quindi è molto collegata alla sesta e alla settima porta energetica. Per questo lavora bene su tutte le problematiche legate alla psiche, a livello fisico e fisiologico, invece lavora tantissimo, può essere un valido aiuto su tutti i disturbi collegati alla testa, quindi ai mal di testa, alle emicranie. Per questo è anche, aiuta tanto a calmare la mente, insomma, lavora su tutto ciò che mentale, e in più appunto è una pietra purificatrice, capace di purificare le energie più ristagnanti e più pesanti, sia a livello di persona, quindi sia a livello della persona che a livello dell'ambiente. Ha veramente questa grande capacità di purificazione e di pulizia, quindi solitamente, per dire, chi fa il nostro lavoro, Sabrina, ha sempre un ametista in studio, perché l'ametista aiuta proprio a, no, a purificare, a mantenere le energie pulite. Vediamo cosa, ricapitolando, combatte insonnia e incubi, favorendo un riposo veramente ristoratore, attenua dolori e tensioni, calma il mal di testa e le emicranie, calma la mente, placando i pensieri caotici, favorisce la concentrazione, allontana i sensi di colpa, i complessi di inferiorità e insicurezza, rende consapevoli e sobri. Sobri forse fa ridere, ma perché questo è un aspetto mitologico, diciamo, è legato all'alcolismo, nel senso che per la mitologia greca l'ametista, la storia narra che l'ametista fosse una ninfea di cui Bacco era perdutamente innamorato e quindi voleva conquistarla, ma lei non contraccambiava, diciamo così. E questa ninfea chiese alla dea di aiutarla e la dea la trasformò in un cristallo di ametista, e quando Bacco vide che si era trasformata in questo cristallo, dalla rabbia gli versò un bicchiere di vino addosso e prese il colore violaceo, no? Da lì la mitologia la collega
anche alle dipendenze, soprattutto alle dipendenze da alcol. Rende sobri perché si dice che se si tiene un ametista vicino quando si beve non ci si ubriaca. Regola la flora batterica e il riassorbimento dei liquidi, è utile nei problemi di pelle, polmoni e sistema nervoso. L'ametista, anche lei, fa parte di quelle pietre che sono un po' il factotum, viene da dire, cioè in generale da avere sempre. Un po' come la lavanda per gli oli essenziali e il rescue remedy per la floriterapia. Questa è ametista. La crisocolla, eccola qui, invece l'ultima pietra di cui volevo parlare stasera, l'ho messa perché il suo colore, allora partiamo dal colore, la crisocolla può avere varie sfumature che vanno dal verde scuro al verde chiaro, al blu, all'azzurro e anche con alcune sfumature più scure. Questo la collega alla quarta e alla quinta porta energetica, quindi alla porta energetica del cuore e della gola. Infatti un grande aiuto che si ha con la crisocolla, un grande lavoro che fa la crisocolla è quello proprio di mettere in comunicazione il cuore con la gola, quindi aiuta a esprimere e a tirare fuori le nostre vere verità, non so come dire, ad avere una comunicazione vera e sincera e quindi anche a non dire le bugie. La crisocolla, un po' come la pietra di luna, ma diversa, lavora anche lei su tutto ciò che è collegato alle problematiche femminili e aiuta anche a lavorare sul proprio femminile, quindi aiuta laddove ce n'è bisogno, a connettersi proprio col proprio lato femminile, questo si può fare non solo con le donne, ma anche con gli uomini quando hanno bisogno di ritrovare una certa un certo contatto. Tutti i disturbi femminili, appunto, può essere di aiuto la crisocolla, quindi è tutto ciò che è collegato al ciclo mestruale, alla gravidanza, alla menopausa, anche all'adolescenza, quindi in fase di cambiamento ormonale, la crisocolla è una grande alleata davvero del femminile. Aiuta a sviluppare pazienza, gentilezza, tolleranza, compassione e umiltà, questo perché è collegata alla porta energetica del cuore e mette in comunicazione le due porte di gola e cuore. Aiuta a lavorare sul proprio lato femminile, anche sul lato femminile degli uomini, ed è aiuto in tutti i disturbi femminili, apporta pace a cuore e mente, riduce stress e sbalzi di umore. Questi sbalzi di umore che sono anche molto legati all'aspetto ormonale, quindi lei lavora molto bene su tutto ciò che è sistema endocrino e anche fegato, ecco. Sangue comunque collegato anche al fegato. Bene. Allora, abbiamo un sacco di domande qui, vediamo. Allora, la Daniela ci chiede dove è meglio portare le pietre, al collo, addosso o dove? Allora, non c'è una zona migliore di un'altra, nel senso che ognuno le porta dove si sente di volerle mettere. Poi ci sono magari le pietre più legate alla porta energetica del cuore, che in alcuni casi allora è magari cosa buona e giusta tenerle proprio nella zona del cuore, quindi con un pendolo magari abbastanza lungo si fa arrivare la pietra proprio a contatto con quella zona. Però, ripeto, non è necessariamente, cioè non necessariamente una pietra per lavorare deve essere proprio nella zona diretta. Tanto la pietra comunque lavora lo stesso. Poi, ovvio che se me la metto proprio a diretto contatto con una determinata zona, la vibrazione sarà ancora più forte. Però
anche lì è la persona che in base a quello che sente poi decide dove metterla. Poi abbiamo, per purificare, stavamo parlando del quarzo rosa, comunque credo in generale, per purificarlo cosa mi consigli? Io la tengo sempre all'altezza del cuore e la purifico sotto l'acqua corrente del rubinetto e la ricarico con Reiki, la salvia o il Palo Santo. Ho una collana Bravissima. che ho infilato io e da tempo appesa all'aria in camera mia, posso usarla, posso lavarla o caricarla. Non ho capito cos'è che ha appeso. Ho una collana che ho infilato io, stavamo parlando del quarzo rosa, è Ok, da tempo sì. dall'aria in camera mia, posso usarla oppure posso lavarla e caricarla? Ma puoi usarla se senti che magari ha bisogno di essere purificata e quindi dopo caricata, il quarzo rosa tranquillamente si può purificare con l'acqua e anche lasciarlo qualche giorno a caricarsi sotto la luna, può essere molto di aiuto per ricaricarlo. Poi, se si vivono disagi in famiglia, può essere utile tenere il quarzo rosa sul comodino. Se si vivono disagi in famiglia, può essere utile tenere il quarzo rosa ovunque, anche sul comodino. Anche l'ametista, può essere un grande aiuto, proprio per una questione di che dicevamo che aiuta a mantenere purificato e le energie purificate e pulite. Invece il quarzo rosa aiuta tanto a mantenere le vibrazioni appunto sulle vibrazioni di amore e serenità e quindi assolutissimamente sì, sono due pietre che possono essere tranquillamente tenute in casa, ma ovunque, in sala, in cucina, in camera, dove si preferisce. È vero che l'ametista non ha bisogno di essere purificata e ricaricata? Ni. Nel senso che appunto per questa sua grande dote di purificazione addirittura si usano le druse di ametista per purificare le altre pietre. Ciò non toglie che anche l'ametista, essendo comunque un cristallo, un quarzo e un essere vivente, abbia bisogno di purificarsi ogni tanto. Ecco, qua ci se ne rende conto quando un ametista è full, perché solitamente o comunque si rompe, o cambia colore, o si fa sentire che ha bisogno di essere purificata. Allora, ci sono delle domande sui tuoi trattamenti, su come viene fatto un trattamento e quanto tempo dura, se si mettono le pietre sul corpo. Allora, a proposito, vorrei dire che potete trovare Francesca presso lo studio a Cassano e per i trattamenti, se avete bisogno di informazioni, chiamateci. Però, Franci, se ci vuoi dire come si fa un trattamento, cosa si devono aspettare? Sì, allora un trattamento di cristalloterapia parte sempre da un colloquio, quindi la parte iniziale è sempre di conoscenza della persona e un colloquio anche mirato, insomma, a quello che la persona è venuta a lavorare, su cui vuole lavorare. Come dicevo prima, una linea guida iniziale può essere quella di posizionare le pietre in base al colore sui vari punti energetici, ma non necessariamente. Quindi le pietre si possono posizionare sia sul corpo che anche non sul corpo. Possono essere usate più pietre o anche solo una o due pietre, in base anche lì è molto soggettiva ed è molto, ripeto, è sempre relativo al qui e ora di quel momento, quindi si lavora sempre a livello vibrazionale su quel momento specifico, anche se poi le pietre a livello vibrazionale lavorano anche energie magari
antiche, vanno a riequilibrare e a lavorare su cose un po' più profonde. Un trattamento di cristalloterapia solitamente dura circa 50-60 minuti, anche perché dopo diventerebbe troppo. Comunque, ripeto, le pietre hanno una forte energia vibrazionale, quindi comunque fanno un grande lavoro. Posso anche dopo un trattamento, come dicevamo prima, consigliare magari di utilizzare una determinata pietra in un determinato modo o anche no, quindi dipende tutto molto da quello che sento e da quello che si sviluppa in quel momento. Allora, siamo praticamente alla fine. Ci sono delle altre domande, Franci. Magari se poi le leggi con calma e vuoi rispondere sotto il post, tanto resta tutto scritto. Ti E chiedo di mettere anche i tuoi dati sotto, così almeno se uno ha bisogno di contattarti. guarda qua. Brava, perfetto. Però poi scrivili sotto il post, così almeno sono E anche. comunque chi è interessato, vuole avere delle precisazioni, delle altre informazioni, mi può scrivere tranquillamente. Io sono disponibilissima anche a mandare appunto degli approfondimenti per chi è interessato. Bene, molto bene. E poi niente, ci sarà Francesca ci ha promesso che torna, quindi state tranquille che chi non è riuscito a fare le domande le potrà fare. Ho visto che l'argomento è piaciuto molto anche a Bene, me. sono molto contenta. Grazie. Un grande fascino. Francesca, per il momento ti ringrazio e poi vabbè, leggiti tutti i commenti, mancheranno due o tre domande perché credo che abbiamo risposto a tutto. E va bene, grazie mille, bellissimo intervento. Grazie Grazie a davvero. te, Sabrina, grazie mille a tutte. Ciao, ciao a tutte, buon riposo. Serata, ciao.